Allora, ben trovati ai telespettatori di Caffè 24 TV. Oggi insieme a voi per una serie di cold case italiani. Partiamo quest'oggi da Simonetta Cesaroni, un docufilm realizzato da Paolo Cochi per la serie appunto documentari su casi di cronaca nera italiani, delitti risolti o risolti in parte. Buonasera Paolo Cochi, Buonasera, ben bentrovato. trovato tra noi. La serie si chiama Doc Crime. La serie Doc Crime, che appunto andremo a presentare nel corso di queste puntate, prevede appunto Via Poma, Il mostro di Firenze, il caso di Pierpaolo Pasolini, che è vero che alcuni di questi sono casi romani, però sono noti al grande pubblico nazionale e non solo, anche d'oltreoceano. Parleremo di Meredith Kercher, il caso Narducci, e altri delitti italiani irrisolti. In ultimo ci sarà anche Geronimo Segato, l'imbalsamatore o il pietrificatore di corpi. Paolo Cochi, Simonetta Cesaroni, se io facessi una domanda al grande pubblico che ci sta seguendo e chiedessi loro qual è il delitto per eccellenza che ricordano come delitto insoluto, tutti mi raccontano e mi dicono Simonetta Cesaroni. Simonetta Cesaroni è rimasto impresso nell'immaginario collettivo come la ragazza appunto della porta accanto che è stata uccisa, non si sa da chi e non si sa, perché. Cosa ha scatenato appunto, cosa ha provocato l'interesse di una produzione per approfondire questo caso? Il caso di Via Poma, ecco, Simonetta Cesaroni era una ragazza di periferia che muore in un quartiere di ricchi, tra virgolette, quindi dove, in un palazzo dove, ed è un quartiere dove ci sono gli uffici, un quartiere della Roma Bene, ecco. E l'interesse ancora oggi è perché penso sia ancora un caso sul quale ci si può lavorare, un caso che sappiamo è risolto perché comunque gli esiti processuali non hanno portato all'individuazione del colpevole né le indagini e né i tre gradi di giudizio. Nel corso di questi anni sono state tante le indagini e diversi sono stati sospettati entrati Sì. nelle indagini e poi usciti. Primo fra tutti Pedrino Vanagore. Abbiamo Sì, visto, poi abbiamo tra l'altro, perso. Pedrino Vanagore si è suicidato ed è stato anche questo suicidio incardinato in un altro mistero nel mistero. Abbiamo visto Raniero Busco, l'ex fidanzato della Cesaroni, e vedemmo anche un vicino di casa, il nipote del professor Sono stati Giorgio, vari, Michael. nel documentario li raccontiamo bene e diamo anche poi una visione perché io personalmente sono convinto che l'omicida della Cesaroni sia nelle carte. Questa è una convinzione che anche in cronaca abbiamo sempre avuto. All'epoca della morte di Simonetta Cesaroni non erano tanti gli strumenti a disposizione degli investigatori. Eravamo appena nel primo anno dove veramente entrò a pie pari nell'ordinamento penale italiano il nuovo codice di procedura penale, quindi si passò dal codice Rocco al nuovo codice di procedura penale, con tutta quella metodologia di indagine. Fino ad allora, che poteva essere utilizzata e non utilizzata, in tribunale non sempre poteva diventare prova. Quindi ecco, si è parlato per la prima volta di congelamento della scena del crimine. Quanto è stato importante questo secondo voi e quanto sarebbe stato ancora più importante se la scena fosse stata conservata meglio? Sarebbe stato importantissimo perché a distanza di tanti anni abbiamo visto alcuni casi risolversi proprio con il DNA, con l'avvento delle nuove tecnologie. Non è stato così nel caso Cesaroni, proprio per questo motivo qui, perché la scena del crimine fu preservata in un certo modo, non bene, quindi non si è potuto lavorare in questo senso. Ecco, prima di lasciare i telespettatori alla visione, qual è stata la sensazione nel ripercorrere quei corridoi, quei meandri di quel palazzo? Ecco, risentire quelle poche persone che sono rimaste ancora in vita. Un'emozione non da poco, un palazzo tentacolare, i personaggi che abbiamo sentito sono tutti personaggi interessanti che ci hanno riportato indietro nel tempo, appunto al 7 agosto del 90, quando avvenne il delitto di Via Poma. Ecco, allora buona visione ai telespettatori, rientreremo dopo il documentario per commentarlo insieme.
Una vicenda dai contorni oscuri e tormentati, un omicidio di 30 anni fa del quale ancora oggi si discute e si cerca di arrivare a una verità al momento introvabile. L'assassinio di Simonetta Cesaroni, 20 anni, vittima di un omicidio terribile, brutale. Gli investigatori per anni hanno cercato di trovare una soluzione, ma si sono trovati di fronte a trappole e reticenze. Ci immergiamo in quel 7 agosto di 27 anni fa per ripercorrere la storia criminale di una vicenda dagli aspetti ancora da chiarire. Vi raccontiamo il delitto di Via Poma. L'omicidio di Via Poma rimane ancora oggi un caso contorto e oscuro, un caso sul quale ancora si può lavorare, un caso della cronaca nera e giudiziaria italiana, un caso sul quale bisogna cercare la verità, una verità certamente non introvabile. Bentornati in studio, dopo la visione del documentario sulla morte di Simonetta Cesaroni. L'autore è qui con noi, Paolo Cocchi. Paolo, ecco, queste riprese fatte nei cortili nascosti di Via Poma, nei corridoi di Via Poma, quasi che fosse quasi un film di Kubrick, ecco, che avete voluto trasmettere ai telespettatori, oltre ovviamente a mantenere acceso il dramma su questa povera ragazza che ancora non grida giustizia al suo assassino. Beh, è stato un viaggio indietro nel tempo, è stato un viaggio indietro nel tempo e anche grazie alle immagini di repertorio che ci hanno gentilmente concesso una TV privata e dei processi, e quindi si è raccontato in maniera molto approfondita perché ha una durata consistente questo per essere un documentario, ma ci sarebbero volute ancora tanti altri minuti per dire tante altre cose che sto sviluppando insieme a Igor Padruno in un nuovo lavoro che penso tra un po' di tempo vedrete, insomma è un lavoro tecnico, è basato sui documenti, come il documentario. Ecco, personaggi usciti di scena dalle indagini, rientrati poi successivamente, prima condannati e poi assolti. Queste diatribe tra perizie scientifiche e riscontri investigativi fatti fino a un certo punto, perché ricordiamolo che in quegli anni la polizia non aveva a disposizione tanti di quei mezzi per poter circostanziare determinati fatti. Addirittura alcune testimonianze che vennero raccolte proprio poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Simonetta Cesaroni si è scoperto poi dopo
dopo non corrisponde in realtà a quelle circostanze proprio temporali che, a cui si ascrivevano. Ecco, la ricerca della verità. Abbiamo visto che nel nostro paese sono tanti delitti irrisolti. La serialità negli omicidi è stata riconosciuta pochissime volte, non nei delitti del mostro di Firenze. Tanti aspetti su Via Poma non sono stati considerati. C'era stato poco tempo prima un tentativo di violenza, uno stupro nei confronti di una ragazza che più o meno assomigliava anche a Simonetta Cesaroni. Perché secondo voi queste piste non sono state battute dagli inquirenti? Ma questo bisognerebbe tornare un po' al 1990, quindi alle metodologie e all'allora PM, all'allora capo della mobile. Ora si può dire che quell'indagine è purtroppo nata male e purtroppo ha avuto delle influenze, secondo me anche esterne, che l'hanno un po' portata fuori dai binari di quella che può essere un'indagine di successo. Il caso Cesaroni sicuramente ha evidenziato che dopo tanti anni è possibile ancora, con l'aiuto delle nuove tecnologie, appunto il DNA, ci si è provati al processo a Raniero Busco, però nulla è stato probante per condannare appunto l'ex fidanzato di Simonetta. Parliamo del DNA sul corpetto, quindi del presunto morso, ma le sentenze e comunque le perizie non ce lo supportano. In quegli anni, nelle tre estati che si seguirono, ci furono tre omicidi. Sì. Tre delitti praticamente insoluti. Qualche anno fa si è risolto il delitto del verificatore della torre, che era sempre un altro giallo estivo. Come mai le estati romane in quegli anni erano sempre piene di mistero? Ma io penso che un po' tutte le estati si ritirano fuori questi casi così risolti, i famosi cold case. Ci sono quelli più, tra virgolette, importanti, non per questo per assolutamente, e quelli che mediaticamente hanno avuto un appeal minore. Quello di Via Poma ha avuto un forte appeal, era il 1990, il primo che mi ricordo, che io mi ricordi, è il primo che ha avuto un forte impatto. Proprio per mediare le caratteristiche e gli spunti riflessivi che ha dato Simonetta Cesaroni. Come dicevi tutto nell'introduzione della nostra chiacchierata, è la ragazza della porta accanto, è una ragazza di periferia che lavorava nei quartieri dei ricchi. Ecco. Ci fu anche il caso di Paolo Montesi negli anni 50, che ebbe una eco molto forte, però non c'era la televisione. Il caso di Antonella Longo, la decapitata del lago, sì. Anche questo era un caso che riguardava una ragazza povera, perché era povera, che lavorava in casa dei ricchi. Ecco, quindi questi scenari sono stati quegli scenari che hanno dato vita a tantissima letteratura noir. Ecco, appunto, a proposito di letteratura noir, Conan Doyle direbbe: quando è eliminato l'impossibile, quello che rimane, per quanto improbabile, è la verità. Esatto. Secondo voi la verità dove va ricercata? Nelle carte. Secondo me nelle carte. Con un'attenta rilettura, come venne fatto all'inizio degli anni 2000, ma con una nuova, più riattenta rilettura delle carte, perché a mio avviso, per quello che può valere, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni, come diceva poi tra l'altro suo padre, aveva a che fare comunque con Via Poma e col palazzo. Sicuramente la figura di Pedrino Vanagore, che venne prima appunto coinvolta nelle indagini e poi venne scagionata definitivamente, sicuramente qualcosa sapeva. Pedrino Vanagore era probabilmente colui che si prestò per l'assassino
per ripulire l'appartamento dove venne ritrovato. Almeno questo era quello che girava gli anni e la sensazione. Pedrino Maragoli, ribadiamolo, è stato assolto, ma quando è morto, di una morte tra l'altro sospetta, si sembra molto sospetta, si è parlato di ingestione di un erbicida in Paraguay, poi invece tracce di questo erbicida. No, l'esame tossicologico hanno scagionato questa pista investigativa. Quindi ecco, Pedrino Maragoli era uno che sicuramente sapeva. Era la classica figura criptica, la classica figura enigmatica, che un po' tutti i condomini romani, quelli di un certo tipo, c'era, no? Quelli che sapevano tutto sui condomini. Una figura sempre uscita da un film, da un libro giallo, da un libro noir. E la figura di Vanagore è stata, secondo voi, approfondita come si doveva? Ma non è mai sufficiente, in questi casi non è mai sufficiente l'approfondimento. Però penso che abbiamo detto molto su Vanagore. Tutti hanno sempre pensato quello che appunto tu stai dicendo, che avesse comunque a che fare in una, magari in un'altra veste con l'omicidio, avesse visto. Però me il dato fondamentale che mi fa optare per un omicidio territoriale, un assassino territoriale, è quello delle telefonate, intercettazioni arrivate al Mascinati, che era un collaboratore, una sorta di domestico dell'avvocato Caracciolo, e queste telefonate arrivano da una persona di sesso maschile qualificatasi come uno dell'AIAG, e questo fa prima che l'omicidio fosse scoperto e anche nella tarda serata. Questo lascia chiaramente intendere che comunque Emilio l'assassino avesse a che fare con il palazzo, perché fosse stato un esterno non si capisce la natura di quelle telefonate, di quelle intercettazioni, di questa persona che cercava spasmodicamente il capo, il presidente Caracciolo dell'AIE. L'ultimo processo che c'è stato per il delitto di Simonetta Cesaroni, quello che ho visto coinvolto per Nero Busco, l'ex fidanzato. Prima condannato, poi assolto. Pienamente d'accordo, è un gruppo. Ecco, questo processo è costato tantissimo all'amministrazione dello Stato, non ha portato a nulla se non a enfatizzare quello che era stato già escluso nei primi anni delle indagini. Ripartire da lì, forse, da quel clamoroso errore giudiziario. Sì, ripartire da lì, ripartire dal gruppo sanguigno trovato sul luogo del delitto, un gruppo sanguigno di gruppo A, che non è di Busco, e che era misto al sangue della vittima. Quindi sicuramente qualcuno, molto probabilmente l'assassino, si è ferito o comunque ha perduto sangue. Sì, si parlò infatti già dalle prime battute, dalle prime fasi delle indagini, degli ematologi, addirittura di fama internazionale, parlarono di commissione ematica. Quindi ecco, questa commissione ematica si potrebbe proprio ripartire da lì. E come abbiamo visto sul caso dell'Olgiata, dove si è ripartiti da lì e da lì si è arrivati addirittura all'identificazione dell'assassino con la confessione, probabilmente anche nel caso di Simonetta Cesaroni può avvenire la stessa cosa. C'è da dire, e chiudo, che PM Cavallone fece nel 2007 l'esame di DNA a gran parte degli indagati, però alcuni rimasero fuori, due personaggi perché erano già morti nel 2007, e altre persone pure rimasero fuori, quindi non voglio fare allusioni, però insomma ci si potrebbe lavorare sopra. Sicuramente il caso di Simonetta Cesaroni è un caso che nei prossimi anni verrà riaperto, perché alla luce e con le nuove tecniche di indagine sicuramente elementi e spunti investigativi ulteriori si possono avere. Grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.